Amici rossoneri, è tempo di mantenere alta la concentrazione e di alzare lo sguardo e la testa. Siamo qui al Malpensa Prime, pronti a partire verso Roma. La Lazio e l'Olimpico ci aspettano e come sempre noi siamo pronti a portarvi con noi in viaggio. Dopo 55 minuti di volo da Milano Malpensa a Roma Fiumicino, il Milan è atterrato nella capitale attorno a mezzogiorno, atteso all'hotel Parco dei Principi, dove spenderà le ore di ritiro in vista della partita di questa sera contro la Lazio, da circa un centinaio di tifosi pronti ad acclamare i propri idoli, particolarmente accontentati anche da Teo Hernandez e Raffaele Leao, che si sono intrattenuti un po' più a lungo con diversi sostenitori rossoneri a scattare foto e firmare autografi. Finalmente arrivati all'Olimpico, amici rossoneri, sotto una pioggia battente, pioggia che però non ha scoraggiato i tantissimi tifosi milanisti che vedete alle mie spalle. Saranno più di 7.000 infatti i fan rossoneri presenti oggi all'Olimpico nel settore ospiti, pronti anche ad esibire una coreografia per incitare sempre più la squadra in una delle tappe fondamentali di questo finale di campionato. Non saranno i soli però, perché in tutto il resto dello stadio sono previste tante altre armi rossonere. Ha segnato tanti gol pesanti in questo girone di ritorno, derby di ritorno, gol col Napoli, stasera potrebbe essere un'occasione per timbrare Napoli. Le partite importanti, provo di sempre essere qua, aiutare la squadra, voglio sempre fare il gol quando io ho l'occasione, ma stasera facciamo ancora di più, 120%. Tempo di riscaldamento prepartito ormai per i nostri ragazzi, e nel regno dell'aquila biancoceleste oggi c'è spazio anche per Magic Eagle. Mike Maignan, vi portiamo a vedere il suo riscaldamento più da vicino.
Attenzione, se n'è andato Milinkovic, il cross e c'è il gol della Lazio. Ancora Teo Hernandez che imbuca per Leao, 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 la mette in mezzo Leao, Giroud, gol! Olivier! Olivier! Assist di Leao, gol di Giroud, 1-1! 1-1! Junior, va dalla bandierina, palla messa in mezzo, colpo di testa, palla che non entra, tiro murato, palla che ha danzato sulla linea pazzesca. Leao, vai Rafa, vai, la mette in mezzo Rafa, il colpo di testa, oh, Messias la mette fuori di piattone. Vai Patinga, vai, vai Patinga, vai, vai Patinga, fuori di niente, fuori di niente, fuori di niente. Grandissima azione di Junior Messias, grandissimo Junior. Vai Ante, Rafa, 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 la grande parata di Stracoscia, la grande parata di Stracoscia. Leao, Leao, Krunic, Rebic, Rebic, la difende, la perde, poi Ante, Ante la recupera, vai Ante, vai, il tiro di Ante, la parata di Stracoscia e non c'è nessuno dei nostri lì perché è a terra purtroppo Leao. Aspetta, crossare Ante, palla lì in area, Ibra di testa, Tonali, gol! Sandro! Meritato! Sandro! Gol! Gol! Ve lo meritate i nostri tifosi! Sandro! Sandro! Con la punta santa del piede! Sandro! Sì! Sì! Con l'anima, con il cuore! Zetti! Zetti, giù la testa! Giù la testa! Giù la testa! Gol! 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 Devono continuare con questa determinazione perché hanno delle grandissime qualità, poi non siamo perfetti, non lo saremo mai, ma abbiamo uno spirito che è una cosa che mi rende molto orgoglioso.
fantastici. È difficile spendere altre parole per i nostri tifosi, sono veramente, ci danno una carica, un'energia, una positività, un sostegno che chiaramente credo che anche tutte le energie che mettiamo in campo sia merito anche loro. Ero molto fiducioso nel risultato positivo di oggi, sinceramente. Abbiamo lavorato davvero duro, ci credevamo. Il pubblico è perfetto da parecchi anni, anche quando non arrivavano questi risultati. Adesso ci stanno veramente dando una mano, sono fantastici, sono il miglior tifo del mondo. Il cuore oltre gli ostacoli, un gol oltre il 90esimo, è quello di Sandro Tonali che regala al Milan 3 punti fondamentali in questa lotta per lo scudetto nella porta che vedete alle nostre spalle. Un gol che ha fatto esplodere di gioia il settore popolato dai tifosi rossoneri, che è rimasto ancora pieno dopo la gara intonando cori e festeggiando. Una vittoria davvero importantissima che dà carica alla squadra. Noi nel frattempo siamo pronti a tornare a Milano.